Siamo a Flumeri, in Irpinia, e questi sono i lavoratori della Irisbus, l'unico stabilimento Fiat in Italia che costruisce e vende autobus per il trasporto pubblico. Quando si è tolto un insediamento di questo tipo e togliendo anche l'indotto, ma qua ci farà la fame. Noi andremo nelle mani degli usurai sicuramente e i nostri figli in mano della criminalità, perché non gli resta altro. 3 mesi fa l'azienda ha comunicato di voler chiudere i battenti. Calo delle vendite la motivazione. È per questo che oggi quasi 2000 persone, compreso l'indotto, sono a rischio disoccupazione. Siamo arrivati a fare tutto, a fare i presidi notte e giorno qua davanti. Siamo andati a Roma, abbiamo dormito sui San Pietrini per smuovere le coscienze di questi individui. Cioè, sinceramente, prendere 20.000 euro al mese e noi prendere la miseria, che già lo stipendio è una miseria, e adesso 3 mesi che non lo prendiamo. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma possono mai capire quel problema che abbiamo noi? Dal 7 luglio centinaia di operai vivono accampati fuori da questi cancelli. Un presidio permanente per difendere ad oltranza il posto di lavoro e per chiedere alla Fiat, ma soprattutto al governo, di mantenere in questo stabilimento la costruzione di autobus. E Lilia è una di loro. Tra me e lui, se riusciamo a mettersi insieme 1.000 euro, è pure troppo. Quindi siete andati a grattare nel barile dei vostri risparmi? Certo. E adesso il barile... Siamo arrivati che con la mano cerchiamo sotto, ma non c'è quasi più niente. Magari qualche volta mia mamma mi porta, che ne so, la bottiglia di pomodoro, 2 patate. Però io mi sento male, perché a 49 anni devo andare a chiedere a mia mamma. Non è possibile. Lavoro e dignità. E senza lavoro non c'è dignità. Secondo me dobbiamo noi operai, con i giovani che stanno in mezzo a una strada senza lavoro, dobbiamo andare a Roma con le forche, dobbiamo buttarli da sopra alle poltrone. La gente ormai è esasperata, non ce la fa più. Quando uno poi è disperato, commette qualsiasi cosa. È la base che va avanti. Qualsiasi cosa, chiamare a fuoco a qualcuno, diamo fuoco pure a qualcuno. Non mi do fuoco io, come fanno negli altri stati che si danno fuoco per creare il caso eclatante. No, il fuoco non me lo do io, glielo do a loro. Se perdo il salario, che cosa devo fare? Devo andare via anch'io, mollare tutto. Io lotto fino a... sono disposto anche a perdere la vita, perché non c'ho più niente da perdere, come me penso anche gli altri. Il governo non ci tutela, il sindacato fa la sua parte e non ci tutela. Il centro-sinistra, che dovrebbe stare all'opposizione per difenderci e neanche si fa sentire, fate voi il conto come ci possiamo difendere, da chi e da che cosa. Quella di oggi è una giornata importante per questi lavoratori. Si devono incontrare con i sindacati nazionali per valutare le novità della vertenza. Avevate il mandato per discutere a Palazzo Chigi. Siamo stati per tre mesi senza sindacato e abbiamo deciso all'unanimità con voi, il documento è firmato dalle vostre mani, per andare a Palazzo Chigi. Se non c'erano risposte bisognava fare la manifestazione. Dovete lottare con noi, dovete farci capire con chi state, con noi o con loro. Da come parlate state con loro. La verità è che il governo ha deciso che non si fanno più autobus. Questo non lo dice nessuno. Sarete un andare, ci hanno tradito. Sarete voi a pagare caro questa parte. Noi stiamo facendo per fare salvare tutti i posti di lavoro. Via, 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 la giunta d'Africa, la nostra non la giunti però, la nostra non la giunti, hai capito? Perché venderemo caro la pelle noi, hai capito? Noi non molleremo, non molleremo. La destra, stiamo dicendo come combattere e non volete combattere.